ragazzi, Jimba Network. Finalmente abbiamo di nuovo il di piacere di Zerg. Sì, vabbè. È la cosa migliore che possa capitare, quella lì di come far ben vedere sapete, gli Zerg. Ragazzi, amici di Jimba, non è vero. Come ben sapete, ragazzi, Neril è l'amante degli insetti, ma c'è anche un marcabruno, essendo marcabruno selvatico. Di Terran. No, cosa ci sai dire? Andiamo ad introdurre quindi i giocatori. Abajwing, che è il suono ovviamente classico, ricorrente. Allora, ragazzi, The Muslim è British. Yeah, è British. Parente del cavallo, della regina. Della regina e del cavallo. E ha un cappello lungo di quelli neri che e non si può muovere. Porta dalle il monocolo anche. Sì, ovviamente. Sì. E ha per caso un mantello di, foderato di ermellino. Sì, quelli maculati bianchi e neri. Esatto, sì, sì, sì. La regina l'ha fatto Lord recentemente. Sì, vero. Sì, sì, baronetto. Sì. No, non l'ho detto. Cavaliere del Regno Unito. Lord, non so mai come funziona. Ragazzi, The Muslim è un bravissimo Terran inglese, tra l'altro molto bravo anche nei suoi vari stream dove insegna o almeno fa vedere le tecniche Terran. E dall'altra parte cosa ci puoi dire, caro? Andiamo a vedere invece dall'altra parte, abbiamo Fugmhazan, che in realtà si legge Masan, vai. È un giocatore di comprovata abilità. Ha militato nella profanità. Vabbè, comunque ho avuto il piacere di giocare contro tantissimi giocatori di grandissima qualità, quali Hydra e appunto Shit o Shet. Contro Hydra, Shet, Torze e in questo caso Muslim. Quindi è sicuramente un giocatore di alto calibro, perché tutti i nomi che vi abbiamo appena detto fanno sono dentro le Grandmaster americane, quindi sono sicuramente dei giocatori fortissimi. Andiamo un po' nel dettaglio a vedere quello che succede, perché comunque sia siamo qui per imparare un po' come si evolve la strategia in questo RTS. Un'apertura abbastanza standard. Decide di fare esatto un'apertura standard. Per chi di voi ancora non avesse familiarità con questo gioco, quando uno Zerg si incontra contro un Terran è consuetudine aprire facendo un'espansione per lo Zerg il più in fretta possibile, seguita invece dalla pozza, che è quella che gli servirà poi per generare le prime unità di attacco, nonché la regina. Ricordo, ragazzi, che quando uno Zerg decide di aprire in questa maniera, per un Terran e per un Protoss è quasi indispensabile espandersi a sua volta, come sta facendo appunto adesso The Muslim. Infatti un Raspfast Exp ultimamente molto sintetico, ma senti sempre molto di recente. In pratica grazie, bravo. Esatto. In pratica sta, dopo aver costruito la caserma e aver upgradato il centro di comando in comando orbitale, andiamo a costruire nella nostra espansione appunto un altro centro di comando, il primo qui, la prima espansione, in quanto non avremo velocissimamente un attacco da parte dello Zerg, in quanto si sta impegnando per saturare la sua espansione, ma sottolineiamo il fatto che parte con una terza espansione, quindi la sua idea è quella di ok, si sta espandendo, io gli voglio rimanere sopra sin dall'inizio. Esatto, mettiamo un attimo di soggetti a tutte queste frasi. No. Il Terran decide di prendersi un rischio, cioè di quello di rallentare ulteriormente la creazione di unità di attacco vero e proprio, perché un marino ovviamente non fa parte, non è proprio un contingente a sé stante, e decide di farsi un terzo centro di comando, quindi per cercare, come ha detto il buon Marcabruno, di andare sopra economicamente allo Zerg. Chissà che non ci riuscirà. E io dall'altra parte, scusa, poi ti faccio parlare. Una volta che non ci sono i Protoss, posso parlare. Dall'altra parte lo Zerg decide, sempre come consuetudine ormai, di farsi quattro regine anziché le consuete due, cioè due e una per acceri appena possibile, e poi altri due. Queste serviranno sia per continuare l'abilità di genera larva, quella che vedremo fare tra pochissimo a questa regina, cioè quella che permetterà di avere più unità, più larve disponibili allo Zerg, ma anche per poter iniziare a spargere un po' di biostrati in giro. Vai, Antruol. Devi dire qualcos'altro nel frattempo, no? Come se posso dirlo io qualcos'altro. Va bene, dillo tu. Tra l'altro, guarda che fa l'offesa. Dall'altra parte, se ritorniamo nel fronte Terran, stiamo vedendo, stiamo vedendo che la precauzione giusta quindi un centro di comando e un altro ulteriore centro di comando velocissimamente è quella di mettere un bunker vicino alla nostra rampa, non quindi davanti, non in quel posto lì, ma di dietro, in modo da bloccare un eventuale surround sia degli edifici, perché in questo caso per esempio degli Zerg non riescono a, devono fare un giro lunghissimo per poter andare negli SCV e sono sotto fuoco
del bunker, e comunque rimarranno intrappolati fra il bunker e i supply qui sopra, prendendo esatto tutti i colpi. Perché ovviamente qui in caso di necessità questi due depositi possono alzarsi intrappolando eventualmente degli zergling in questa piccola stettoia. Ma attenzione, perché lo zerg decide di espandersi ulteriormente. È una scelta quasi obbligata ormai. Lo zerg già sa che in Terence ha preso un'espansione a sua volta, ancora forse non sa che sta preparando appunto una terza, ma comunque ricordate, cari amici, lo Zerg ha il tassativo obbligo di essere sopra di una base rispetto al suo avversario. Sì, esatto. È buona norma che se io per esempio sono terra e ho due basi, il mio avversario ne abbia tre, e se io ne ho tre e il mio avversario ne deve avere quattro, solo se sono, cioè se il mio avversario ne ha, insomma, lo Zerg non perché che non è sbagliato quasi nessun congiuntivo, ti faccio i complimenti. Grazie, attenzione, grazie. Perché The Muslim sta tentando di fare un Arras, uno degli Arras più classici, però ovviamente qui stiamo parlando di una build completamente diversa, perché non è monobase ma abbiamo già due espansioni con degli Hellion, le macchinine. Le macchine infernali. Esatto. Le macchinine. Ah, oh. Le macchinine, ragazzi. Che vanno a dare fastidio un po' nelle linee minerarie, a tastare il terreno, a vedere che tipo di unità sto costruendo. Vi ricordo che queste macchinine hanno un bonus contro i leggeri, e quindi vuol dire che fanno un bonus extra, un danno extra contro i lavoratori. Ma attenzione, come perché abbocca, guardiamo come abbocca lo Zerg. In realtà il binario è quello, però dopo aver visto gli Hellion sta costruendo delle blatte, e dall'altra parte abbiamo già in arrivo una Banshee che, esatto, sta andando a fare dei danni, in quanto le blatte non possono attaccare in aria e la Banshee potrà. E quindi, ragazzi, il Terran ha deciso di indurre il giocatore Zerg a costruire queste unità, cioè le blatte, per potersi poi costruire questa unità aerea che lo Zerg non potrà attaccare se non con le regine. A questo punto vediamo che da parte del Terran scende anche velocissimamente l'armeria, perché sa che molto probabilmente lo Zerg andrà a costruire il pinnacolo per avere delle mutalische e respingere le Banshee nemiche, e lui preventivamente sta già velocizzando la tech, quindi la costruzione dell'edificio che gli serve per avere l'unità per counterare le mutalische, che sono appunto i Thor. Questa, ragazzi, è la strategia. In poche parole, i giocatori stanno cercando di intuire quali possono essere le rispettive mosse del loro avversario. Indi per cui, ora come ora, si può quasi dire che il Terran gli si è portato veramente in un discreto vantaggio, perché ha completamente letto tutte le possibili abilità e movenze che lo Zerg andrà a attuare in questa partita. Esatto, quindi The Muslim si rivela essere il grandissimo giocatore che è. E ragazzi, questo è un concetto che nel mondo di StarCraft prende spesso il nome di metagaming, cioè costringere il mio avversario a fare una certa cosa per poi fare io delle altre scelte. In realtà la definizione esatta è un po' più complessa, però più o meno può essere considerata anche così. È complessa, difficile da dire, ragazzi. Non si può dire in poco tempo. Tra l'altro, da parte di The Muslim, devo sottolineare che non sta facendo un mech puro come è consueto fare contro gli Zerg. Sta facendo della bio, quindi e quell'armeria che abbiamo visto prima gli serve anche per i potenziamenti della bio, cioè sì, della fantasia. Perché l'armeria sblocca l'ultimo livello richiesto. Il secondo livello, sblocca dal secondo livello in poi dei potenziamenti della bio. Della in fanteria. Quanto comunque avere lì la possibilità di crearsi un Thor, anche se è completamente fuori build, non è mai male. E attenzione, perché adesso ci troviamo davanti al primo vero attacco da parte di The Muslim, che in questo momento è veramente in un forte vantaggio. Avete visto quella sorta di raggio, serve per rivelare questi cosetti che sono in realtà nascosti sottoterra, che sono in realtà quelli che generano il biostrato. Il biostrato, come abbiamo già detto altre volte, serve per far andare le unità degli zerg più veloce, quindi è fondamentale per un Terran o non ingaggiare sopra al biostrato o eliminarlo, giustamente. Ma attenzione, perché qui, giustamente, visto che il Terran è tre, oh, bellissimo! Al momento questo esercito Zerg non può assolutamente fare nulla contro gli Zerg, però invece si è imbottigliato con il problema. Bellissimo, gran bella giocata. No, infatti l'unico problema, ottimo anche il salvataggio in extremis, guardate, carica all'ultimo momento delle unità sopra questa medivac, cioè questa navetta medica, per diciamo farle sopravvivere, ma come anticipato da Marco Bruno. Guardate che tra l'altro ha aspettato fino all'ultimo prima di fare quelle muta, perché non era sicuro che produrre delle muta, scendere in campo con delle muta potesse essere la scelta giusta. Quello che dicete è molto importante, non può fare altro che ritirarsi. Comunque bisogna veramente esaltare la grandissima giocata dello Zerg, che è andato a fare imbottigliare il Terran dove poteva completamente dominarlo. Esatto, in questa parte a Massan.
Intanto attenzione perché le muta stanno aumentando di numero, ora sono in grado sono di... Sono già scese delle torrette comunque nella base di The Muslim, quindi è abbastanza protetto per quanto riguarda le muta. Da sì, qualche parte le ho viste costruite. Sì, 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 sicuramente. Eccole qui, guardate anche l'ottimo posizionamento. Sapeva che sarebbero passate dal di lì e infatti non ha fatto nessun tipo di danno. Attenzione perché adesso la partita si può giocare sulla quarta espansione che lo Zerg sta prendendo in questo momento. E anche il Terran. E anche il Terran, però conoscendo le meccaniche di gioco il Terran farà di tutto per tirare laggiù e penso che presto tardi partirà l'attacco. Tanto attenzione perché come abbiamo detto prima il Terran è stato fino a poco fa a tre basi, quindi lo Zerg deve cercare di essere a quattro. Si arriva al momento in cui non è più necessario che lo Zerg stia sopra come numero di basi, ma con numero di vivai, cioè i cosi che questi edifici qui che servono per produrre delle unità. Quindi tra poco, infatti guardate, c'è già l'ologramma, vedremo che questa base verrà appunto completata, diciamo, e non ci stupiremmo a vedere degli altri vivai anche proprio nella base, quindi esatto, accumulati solo e esclusivamente per aumentare il numero delle larve, cioè aumentare l'afflusso possibile di unità che vi possono arrivare contemporaneamente. Ma attenzione perché sta partendo il Terran, non vuole assolutamente concedere questo vantaggio al suo avversario. Discreto ingaggio, ma quelle mutate che sono veramente troppe e si è andato a imbottigliare un altro gol. Tra l'altro la giocata dei Muslim è proprio basata sulla grande mobilità del suo esercito. E un giocatore del suo calibro se lo può permettere in quanto è in grado di avere una grande mica, sì, cioè di gestire benissimo le sue come unità. Siamo riusciti a vedere, molti Marine venivano presi in piccoli gruppetti un po' più piccoli e spostati per evitare, vi ricordate, i Banning, che sono quei cosetti verdi che esplodono e fanno malissimo ai Marine. Occhio, perché al momento lo Zerg ha abbastanza l'idea chiara, sta massando veramente tantissime mutalische Zerging, sfruttando qualche Banning penso proverà a distruggere quell'avamposto. Ed ecco che scendono in campo i Thor per tankare un po' i danni e fare il più male possibile alle mutalische, e dall'altra parte vediamo i corruttori invece per distruggere le medie. Però ma attenzione, una cosa fondamentale, che i corruttori non siano fini a se stessi, ma diccelo tu Neri, servono per creare i patriarchi che sono uno stadio successivo, sono una delle unità più forti di cui dispone lo Zerg. Ma attenzione perché intanto qui volevo gustarmi questo drop che però sembra che verrà ampiamente, brillantemente respinto da parte dello Zerg, ma in realtà questa è solo una tattica di The Muslim, perché guardate, decide con tutta la calma che del mondo di entrare dalla calma inglese del inglese mondo, del mondo. Si è anche messo la tuba in questo momento, decide di entrare da davanti, ma attenzione perché abbiamo un surround dietro, decide di andare ad attaccare un grandissimo salvataggio da parte di The Muslim, però comunque le perdite ci sono state, ci sono state ma le veramente limitate in maniera fenomenale. Ha eliminato tutti i problemi. Il problema in questo momento è che non è ancora stata scautata la Greater Spire, cioè la grande spirale, e qui è in questo momento lui si trova in contropiede. Ragazzi, cioè gli servono le Viking. Guardiamo però anche i rifornimenti, 187 a 138 e continuano a scendere i rifornimenti Zerg. Quei tre patriarchi non sono abbastanza. Questi sono i famosi patriarchi, ragazzi, sono delle unità molto forti perché generano infiniti unità o infinite unità di attacco, il come potete vedere. Sta sfondando nella seconda espansione dello Zerg e sembra che sta facendo una mattanza di droni. È veramente attesissima la situazione. Attenzione, ottimo posizionamento di The Muslim, guardate, tutti i Marine più 3 non sono sufficienti quei patriarchi. Se fossero stati molti di più la potenza di fuoco dei Marine non sarebbe bastata, ma erano già più 3. Ma che la vittoria è strameritata. The Muslim ha dominato in giocatore. Esatto. Per dire una cosa, aggiungere a quello che diceva Marco Bruno, perché questi patriarchi fossero effettivamente utili, c'era la necessità che ci fosse anche un'altra unità, l'Infestor, che purtroppo non abbiamo visto dispiegato da parte di Massan. I patriarchi sono delle unità veramente lente, quindi quando sono poche e soprattutto sguarnite, quindi senza altro esercito a supportarle, sono un bersaglio facile, soprattutto per un manipolo di Marine che hanno un DPS altissimo, fanno tantissimo danno in pochissimo tempo. Esatto, quando sono molti. L'abbiamo visto quello che è successo, guardate, in realtà un Infestor c'era, era nascosto da questa Medievac, ma dall'energia deduco che non abbia potuto utilizzarlo. E ragazzi, quello che appunto abbiamo visto, The Muslim ha fatto fare un piccolo balletto a questi Marine per cecchinare i singoli patriarchi, è stata veramente una brillante giocata. E allora ragazzi, noi speriamo che questa partita vi sia piaciuta, che vi sia stato utile, soprattutto perché come al solito per imparare
imparare le basi di questo gioco. Se il gioco vi è piaciuto e non lo conoscevate, venite a trovarci sul nostro canale, sulla nostra pagina Facebook. Noi siamo di TCS. Esatto, TCS Replay. E detto questo, ragazzuoli, noi vi salutiamo. Ciao! Ciao.